Torna a riaperta destinazione Trigno dal 10 al 30 luglio. Questa mattina è stato presentato il programma alla presenza del sindaco Gabriele Marchese, del presidente della Camera di Commercio di Chieti, il cavalier Dino Di Vincenzo, e del presidente di Infiera, Enzo Giammarino. Per 20 giorni San Salvo vestirà i panni della capitale del gusto, della qualità e dell'enogastronomia. L'evento, che si realizza grazie alla collaborazione tra il Comune di San Salvo e la Camera di Commercio di Chieti, con la regia della Società di Servizi al Turismo Infiera, è giunto alla 14ª edizione e per il secondo anno consecutivo coinvolge i ristoratori locali, i quali per 20 giorni offriranno le loro elaborazioni dei piatti tradizionali ad un prezzo fisso di 25 euro. I ristoranti che hanno già aderito sono Agrimare, Il Pellicano, Sapore Perduto e Il Rusticana. Aria Aperta 2009 si aprirà nel prossimo weekend con un'importante novità. Dal 10 al 13 luglio sul lungomare Cristoforo Colombo verrà allestita infatti la Cittadella del Gusto, dove degustare ed acquistare le tipicità locali, tra cui la tradizionale pasta con la ventricina. Sono 22 i produttori provenienti dalla Valle del Trigno, da Campobasso a Basto. Per le serate di sabato e domenica è prevista musica all'aria aperta con l'esibizione della 3M Orchestra e della Piccola Underground Orchestra.